Natale alle porte, la corsa agli ultimi acquisti è frenetica, la spesa per il pranzo natalizio, i regali, le luminarie, Babbo Natale un po' dappertutto e le vetrine dei negozi addobbate a festa. Tutto molto bello, tutto molto festoso, ma solo per chi se lo può permettere, per chi non ha un lavoro, lo ha appena perso e combatte per riaverlo, le luci e la corsa sfrenata ai regali sono solo un sogno. Nella lunga lista di operai senza lavoro ci sono i dipendenti del CD Sigma da circa 3 mesi in presidio permanente nella tenda allestita davanti all'ingresso del centro distribuzione che solo qualche tempo fa lavorava lacrimente per fornire i supermercati del gruppo della Sardegna e che a causa della crisi ha licenziato un centinaio di dipendenti che al momento non hanno raggiunto un accordo con i sindacati. Per loro e per tutti gli altri che lottano per la salvaguardia del posto di lavoro sarà un Natale triste. Sarà un Natale di rinuncia per le loro famiglie. In tutti questi mesi hanno ricevuto la solidarietà di tante persone, hanno allestito un piccolo alberello di Natale, c'è qualche panettone, regalo di chi sostiene la loro lotta, ma non è Natale lontano dai propri affetti e senza la prospettiva di un futuro sereno. Per Natale siamo qua. Sì, le famiglie vi raggiungono. Le famiglie, vabbè, chi ha bambini piccoli che magari non è il posto ideale, visto anche il tempo, la temperatura la sera che scende, però noi siamo qua, ma non perché vogliamo dimostrare di essere noi, perché noi vogliamo soltanto ritornare alla vita normale, avere un lavoro, la dignità e soprattutto non vogliamo assistenzialismo, cioè noi vogliamo ancora lavorare e se siamo qua è per quello, non perché, ripeto, gli eroi non ci interessa farlo. Noi vogliamo soltanto un posto di lavoro, quello che spetta a tutte le persone oggigiorno. Si può sbloccare. Dopo 10 anni, Leonardo Marras lascia la presidenza dell'azienda Trasporti Pubblici. Entro la fine dell'anno l'assemblea dei soci nominerà i nuovi vertici. Marras, nel suo discorso in conferenza stampa, venerdì ha snocciolato i numeri che confortano quanto era nelle sue previsioni all'inizio del suo mandato. «Ho mantenuto l'impegno», ha detto Marras. «Avevo promesso che avrei lasciato l'azienda meglio di come l'avevo trovata e così è stato». L'ATP ha canalizzato in questi anni 23 milioni di euro e ha completato la razionalizzazione del bilancio, passando dai 3 milioni di perdite del 2005 ai 100.000 euro di utile d'esercizio del 2015. Oggi il valore della produzione è superiore ai costi, dice Marras. Dal 2006 al 2015 i passeggeri sono aumentati del 10%, da 9 milioni e mezzo a 10 milioni e mezzo. Sono state eliminate le situazioni di precariato dei dipendenti che non erano più tollerabili. Attualmente l'ATP ha 109 autobus e il suo parco mezzi ha un'età inferiore alla media europea, 5,8 anni contro i 7. La conferenza stampa di venerdì è stata anche l'occasione per presentare la rete delle palline intelligenti, il nuovo sistema informativo di monitoraggio degli autobus in tempo reale. È tempo di Natale e noi siamo stati testimoni di un bellissimo evento che si è svolto presso la chiesa di Santa Caterina e che ha visto protagonisti i bambini. Bambini dell'Istituto Comprensivo Latte Dolce Agro, della Scuola di Campanedda, Infanzia e Primaria, e la terza via di indirizzo musicale della sede di Via Cedrino. Il presepe vivente è stato rievocato dai bambini, coadiuvati naturalmente dagli insegnanti e dai genitori, in un ambiente davvero particolare, perché si è parlato di usi e costumi ormai forse persi nel tempo e la loro semplicità nel riproporre i vecchi mestieri davvero ha commosso tutti. Ai nostri microfoni, alla fine della manifestazione, Antonello Mura, uno degli organizzatori dell'evento. È quasi Natale e ha organizzato questo presepe vivente, davvero complimenti, e ai nostri microfoni Antonello Mura in rappresentanza del grande lavoro, del grande impegno dei bambini, delle famiglie, a sottolineare che questa festa vissuta dai bambini è sempre differente. Sì, è sempre differente anche per il tipo di impronta che abbiamo voluto dargli, nel senso che voleva essere un presepe, ma un presepe vivente, soprattutto lanciando questo messaggio di pace che parte dalla natività, un messaggio che appunto riguarda non soltanto alcuni, ma riguarda tutti, quindi nessuno escluso, è un messaggio che deve francamente unire.
L'altro aspetto era legato esclusivamente al lavoro. Abbiamo voluto sottolineare questo aspetto particolare, soprattutto per quanto riguardava i lavori che forse non ci sono più o quelli che stanno effettivamente scomparendo. Ma volevamo mettere l'accento soprattutto sulla positività, sulla nobiltà del lavoro dell'uomo, nel momento in cui questo lavoro è svolto per il bene comune, quindi non soltanto per se stessi. Poi il terzo aspetto, che secondo me non è da trascurare, è la location che abbiamo scelto, grazie, ripeto, all'arcivescovo, all'amministratore della chiesa, è Santa Caterina, centro storico. Quindi non possiamo dimenticare che abbiamo anche queste radici, le nostre, di Sassari, e pur essendo una borgata lontana dalla città, abbiamo voluto in qualche modo far recuperare questo patrimonio a quei bambini che non l'hanno mai vissuto, quindi per loro era una realtà completamente sconosciuta. Quindi c'è stato un percorso, una visita guidata, quindi valorizzare il centro storico e farlo diventare qualcosa di proprio anche lì dove non arriva nell'immediato. Antonello, riassumendo in tre parole: aggregazione, amicizia, pace. Esattamente, sì, non c'è altro da aggiungere. Lo scopo era esattamente questo.
È stata inaugurata sabato la mostra bipersonale di pittura di Marco Lai e Lidia Tangiano dal titolo Human and Nature, visitabile fino all'8 gennaio 2016 presso la Galleria Montserrat dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, tutti i giorni festivi compresi. Lidia Tangiano è diplomata al liceo artistico. La sua passione per l'arte nasce in giovanissima età e le è stata tramandata dal nonno. Con studio ed edizione, nel tempo si è resa conto di quanto il genere umano nella sua forma e colore sia parte della sua interiorità pittorico-emotiva. E ha iniziato così a ritrarre donne che si fondono con i colori della natura nella sua ricerca rivolta ad un misto tra sogno e realtà. Realismo e surrealismo, però cercando di rispettare la forma e il colore del soggetto. La ricerca del soggetto è studiata nelle opere in cui lo stesso soggetto non è unico, ma sono vari particolari che in quel momento colpiscono per poi diventare tutto un insieme. Tecniche pittoriche preferite, olio su gesso e tela. È la sua prima esperienza espositiva personale. L'artista Marco Lai ha conseguito il diploma di maturità d'arte presso il liceo artistico ed è laureato all'Accademia di Belle Arti di Sassari. La sua ricerca è sempre rivolta al cercare di carpire la luce del colore e nel colore, luce che afferma mentre vibra fra i rami degli alberi o sospira fra i cumuli nembi quando accarezza il profilo di una barca a riposo o una spiaggia inondata dalle ombre delle ultime luci della sera. Marco Lai crede che nell'orizzonte pittorico ciò che maggiormente conta è la relazione forma-luce che non nasce dalla verità dell'oggetto in quanto tale, ma dalla sua libera interpretazione, dal suo collocarsi nella dimensione umana. Ha alle spalle una nutrita attività espositiva in palazzi pubblici e gallerie e le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private. Amici di Telegin Radio, ben ritrovati da parte di Corey Vicheso, una puntata dedicata al periodo natalizio che però riguarda anche chiaramente lo sport vissuto in questi giorni, soprattutto in casa Dinamo. È arrivata una sconfitta a Torino contro un nostro ex, noi dobbiamo dirlo, perché poi lui alla fine che ci ha punito, Jerome Dyson, che a un secondo e 46 ha messo una bomba siderale, una preghiera si chiama in gergo, però è andata a buon fine e ha decretato la nostra sconfitta. Soliti problemi da parte di buona parte della tifoseria che magari non si aspettava questa sconfitta, però noi vogliamo sorriderci su perché poi alla fine anche lui è un campione d'Italia. E poi sono le cose che nel basket capitano spesso e volentieri. Non è certo una sconfitta e deve far dimenticare l'anno che sta per concludersi, che è stato l'anno più bello per questa società, per l'intera isola della Sardegna, ma soprattutto per quello che è stato fatto dalla Dinamo Banco di Sardegna. Quindi la preghiera è sempre quella di così cercare di rientrare un pochino nello spirito intanto della competizione vera e propria, perché c'è sempre un avversario e non sempre si può vincere. È chiaro che rimane amaro in bocca, però ci sono tante altre gare da disputare, soprattutto da qui alla fine dell'anno, due importantissime. Il 23 al Palazzera di Mini arriva la finalista che lo scorso anno ha conteso fino all'ultimo lo scudetto alla nostra squadra, e poi il 27 arriva Pistoia, quindi due partite importantissime per intanto riprendere la marcia e poi per far capire di che pasta siamo fatti. E c'è da lavorare ed è chiaro che siamo tutti lì ad aspettare che questa squadra finalmente riesca a esprimere il potenziale, e vi assicuro che è davvero importante di cui è a disposizione. Tutto qua, non volevamo fare altro che non ricordare che la Dinamo è un patrimonio di tutti e non bisogna trarre, come purtroppo alcune volte si fa, delle conclusioni affrettate. C'è tempo per lavorare e soprattutto bisogna ricreare, secondo noi, quel clima che si respirava al Palazzo Radimini fino a qualche mese fa.
dimenticando e resettando chiaramente quelli che sono stati i successi, perché se di altri successi si deve parlare, non si deve, si deve lavorare tutti insieme a soprattutto tifare la nostra squadra, quindi Fischi, Mugugna e quant'altro lasciano il tempo che trova, secondo noi naturalmente, pur rimanendo dell'idea che ognuno può esprimersi come meglio crede, però ci farebbe piacere veramente il 23 riprendere a respirare aria di festa, aria di sport soprattutto, incitando la nostra squadra, perché di questo i nostri ragazzi hanno bisogno. Quindi vi ricordo appuntamento mercoledì praticamente alle ore 20:30 al Palazzo Re di Migni, Dinamo Banco di Sardegna contro Grissinbon Reggio Emilia, un remake della finale scudetto di qualche mese fa, perché effettivamente sono passati così pochi mesi che probabilmente tanti ancora non hanno metabolizzato questa grande vittoria e soprattutto quel tricolore che campeggia sul petto, sulle maglie dei nostri giocatori. Vi ringrazio per il gentile ascolto, stemperiamo le polemiche, è anche tempo di Natale, però deve essere un Natale di sport all'insegna soprattutto del rispetto degli altri. E poi le squadre in campo sono sempre due, si vince, si perde. Racconteremo di altre vittorie, speriamo un po' meno di sconfitte, però l'idea è sempre quella. Forza Dino, grazie a tutti.
mostra bipersonale di pittura di Marco Lai e Lidia Tangiano, Human e Nature, dal 19 dicembre all'8 gennaio 2016 presso la Galleria Montserrat, dalle 10 alle 13, dalle 17 alle 20, tutti i giorni festivi compresi. L'Associazione Arte, Cultura e Società e il Centro d'Arte Ulisse presentano per gli interscambi culturali la mostra di pittura Odisseo dell'artista Liliana Cano, visitabile fino al 10 gennaio 2016 in via Giovanni Pascoli 13B a Sassari, chiuso ai festivi, ingresso libero. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30. Thank you.